Una platea stracolma fino all'inverosimile ha accolto presso il Cinema Citrigno Mario Piuto, candidato a sindaco del centrodestra per la città di Cosenza. L'urbanista cosentino, in vista del turno di ballottaggio del 29 e 30 maggio, ha voluto incontrare amici e sostenitori per ribadire ancora una volta le sue idee ed il suo programma per la città dei Bruzzi. Tutti gli esponenti del centrodestra sono stretti intorno a Mario Piuto. Si respira tanta energia ed un'aria di positività. Apre la serata Katia Gentile, la più votata tra i candidati, è l'unica donna eletta. Subito dopo ad introdurre il candidato a sindaco Mario Chiuto è stato il sottosegretario all'economia Antonio Gentile, convinto più che mai della scelta del centrodestra, che finalmente restituirà alla città di Cosenza la dignità di un tempo, quando veniva definita l'Atene della Calabria. Un lungo applauso e tanto entusiasmo saluta l'inizio dell'intervento del candidato a sindaco Mario Chiuto. L'architetto cosentino ha sottolineato il distacco di quasi 20 punti percentuali rispetto all'altro candidato, un distacco che con il passare dei giorni si fa sempre più netto. Occhiuto ribadisce che anche in questa seconda fase il suo atteggiamento sarà pacato e senza urli. La sua campagna elettorale continuerà all'insegna dei contenuti e non accetterà provocazioni di sorta che lo vorrebbero porre nella condizione di duellante. Noi stiamo facendo sempre una campagna elettorale molto bella, un confronto con i cittadini, molto entusiasmo, molto basata sui contenuti, sulla pacatezza, ma sulla fermezza e sulle idee. Tranquillo. Tranquillissimo. Mario Occhiuto conclude il suo intervento chiedendo un voto ai cosentini, perché il Consiglio Comunale già c'è, aspetta solo il suo sindaco. Le conclusioni della serata sono state affidate al governatore Giuseppe Scopelliti. Il presidente della regione ha ringraziato i cosentini per l'eccezionale risultato ottenuto già al primo turno da Mario Occhiuto, definito dallo stesso governatore l'uomo voluto dal centrodestra, che grazie alla sua professionalità riconosciuta a livello internazionale restituirà alla città di Cosenza quella dignità, quella bellezza e quella centralità ormai sfumata da troppo tempo. Non ci sono chance, non ci sono alternative. Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza.